Signori e signore, benvenuti in questa sfida in cui si affronteranno YouTube, la piattaforma numero uno di video sharing, e Twitch, definita da molti la TV del futuro. Qual è la piattaforma migliore in cui pubblicare i nostri contenuti? Scopriamolo in Versus! Visto che in quest'ultimo anno e mezzo ho voluto studiare anche un po' la piattaforma Twitch, tanto che addirittura sto facendo questo esperimento, che è queste dirette che sto facendo proprio su Twitch stesso, voglio analizzare con voi alcuni, diciamo, punti forti e punti deboli di uno e dell'altro. Ho fatto degli studi, io lavoro tantissimo da alcuni anni su YouTube, ho fatto ormai quasi 2 anni in cui mi sono preso il tempo di studiare Twitch e mi sono chiesto chi è la miglior piattaforma per pubblicare contenuti, cioè cosa dovrei scegliere in termini di visibilità, in termini di dove ci metto meno tempo ad avere visibilità, in termini di guadagni, in termini di regole, di trasparenza, di semplicità di utilizzo, di possibilità e facilità nel crearsi una community, nella semplicità di utilizzo da parte degli utenti. Partiamo da YouTube per quanto riguarda, per esempio, il layout, come è strutturata graficamente YouTube. YouTube, come ben sapete, no? Voi arrivate e la prima cosa che vedete è una serie di video che YouTube vi consiglia. E cosa molto simile fa anche Twitch, no? Voi arrivate sulla home page e vi mette in alto, diciamo, le live, le dirette più in evidenza, quelle che magari sono con maggiori spettatori, che in base anche agli algoritmi di Twitch meritano di essere più in evidenza, però il resto sotto vi consiglia anche live, ci stanno dando in diretta in quel momento, che anche il replay, no, delle live precedenti. Però ci sono alcune cose che mi hanno fatto riflettere, no? Per esempio, parliamo del video, quando lo guardi, cioè che io vado, clicco su un video e come si vede, che cosa ho intorno al video e cosa invece intorno alla live, no? E sotto questo punto di vista, no? Quando guardi un video su YouTube, ho notato che rispetto a Twitch ci sono molte più distrazioni. Per esempio, ci sono sulla destra tutti i video consigliati, ci sono le pubblicità che sono messe sia dentro il video ma anche alla destra con il bannerino. E, insomma, un utente potrebbe essere un po' più spinto ad andarsene dal video. Ovviamente ci sono anche altri fattori che possono influire, se il video fa schifo è ovvio che se ne va lo stesso, però se magari ci sono altri video che possono in qualche modo stuzzicare la sua curiosità, la persona potrebbe, c'è più possibilità che se ne vada via. Su Twitch invece ho notato che tutto questo non c'è, cioè nel senso, se io sto guardando una diretta come quella che state vedendo voi, io adesso davanti a me la schermata del mio canale, no? Al di là dei nomi che trovate sulla sinistra, dei vari canali che sono in diretta in questo momento, che comunque sono piccole, quindi iconcine piccole, con solo il nome del canale, quindi non c'è neanche il titolo che ti possa mettere curiosità e distrarti, un utente, a mio avviso, è molto più spinto a rimanere. Cioè, nel senso, non ha distrazioni, non ha cose che lo spingono ad andarsene, no? Cioè, al suo schermo si gode la live, e non se ne va, ma sta sempre lì. L'engagement, ovvero tutto ciò che riguarda le interazioni che gli utenti possono fare col contenuto. Su questo purtroppo devo dire che YouTube è un po', diciamo, ai minimi termini, nel senso che c'ha poche cose rispetto a Twitch, ok? Se parliamo dei video soprattutto, perché i video, al di là del like, del condividere e di lasciare un commento, non sono sempre le solite cose. Però attenzione, scusate, apro una parentesi, la chiudo subito. Per quanto riguarda invece le live, anche lì qualcosina in più c'è, ok? Ci sono un po' più di emoticon, poi adesso sono le emoticon personalizzate anche lì, però è palese che è una cosa scoppiazzata da Twitch. Però insomma non è che vi ha tutta questa varietà, e soprattutto ha una varietà che è scarna, ok? Perché per esempio se parliamo delle emoticon, ci sono proprio quelle di Google, che usiamo anche su Gmail, che alla fine non sono niente di più. Invece su Twitch la cosa che mi ha colpito tantissimo è che c'è una... Se voi guarda, vi chiedo di fare lo stesso un esercizio. Se voi andate sotto dove nella chat scrivete i messaggi, alla destra avete il simbolino delle emoticon. E se voi scorrete c'è una valanga di emoticon. E non parliamo delle classiche emoticon, del sorrisino, dell'occhiolino, della linguaccia, cose di questo tipo. Ma parliamo proprio di quasi un modo di comunicare, cioè
emoticon fatte per comunicare qualcosa di diverso, ok? Qualcosa di più profondo, qualcosa di più divertente, senza contare le emoticon personalizzate del canale. Sicuramente se voi siete iscritti a qualche canale su Twitch, sempre nella solita icona avete non solo quelle generiche di Twitch, ma anche quelle del canale che seguite. E quello dà ancora più interazione con lo streamer. Mi sento molto galvanizzato, no? Wow, le emoticon personalizzate su e me le spammo per tutta la chat, mi diverto, le uso per dare colore alle frasi che scrivo. Insomma, da questo punto di vista, ripeto, Twitch secondo me dà molto più valore. Parliamo adesso invece del discorso della visibilità. Quando io apro un canale YouTube, quanto tempo ci metto, se lavoro bene, a cominciare a creare il mio pubblico, il mio spazio e la mia visibilità? Quando apro un canale Twitch, quanto tempo ci mette? In che modo la piattaforma mi aiuta, se io faccio un buon lavoro, a uscire dalla massa? Allora, in questa cosa diciamo che YouTube forse vince un po' di più, anzi non senza forse, vince un po' di più, ma semplicemente perché ha un meccanismo completamente diverso, ovvero che YouTube non è un social, come potrebbe essere quasi Twitch, anche se Twitch non è un social network, ma è una piattaforma di streaming molto social. YouTube è anche un motore di ricerca, cioè come la gente va su Google per cercare un argomento, un interesse o la soluzione a un problema, molta gente lo fa anche su YouTube, arriva lì con l'intenzione di cercare le informazioni. Quindi se io faccio un buon lavoro per fare in modo che le persone mi trovino per quel tipo di argomento e lo faccio bene, YouTube mi aiuta e mi fa dice guarda l'utente che sta cercando il video di Marco è la cosa più adatta per te per aiutarti a risolvere il problema. E come dicevo invece su Twitch non c'è una meccanica di questo tipo. Ripeto, io arrivo e su Twitch ci vengo solo ed esclusivamente per intrattenimento. Intrattenimento può essere nuda e cruda, quindi solo intrattenimento, solo gioco, solo musica, ma anche magari intrattenimento come quello che sto facendo adesso io, che è anche di tipo formativo. Ma non è che dico vado su Twitch perché sto cercando una soluzione a un problema e magari lì la trovo. È più un discorso di io devo essere il motore trainante. Cioè io come persona devo lavorare in modo che la gente venga da me, ok? Quindi non essere io a fare in modo di essere, diciamo, intercettare le persone perché cercano qualcosa, ma devo fare in modo di attirare la loro attenzione da lontano. Io se vado su Twitch ci vado perché voglio divertirmi e non perché sto cercando qualcosa. Quindi se scopro Marco è perché lui mi ha attirato. Quindi la domanda è: dove è meglio creare contenuti? Dipende dai nostri obiettivi, ok? Se io e soprattutto anche dal tipo di contenuto che voglio fare, perché anche una cosa che non ho detto ma è scontata è il fatto che se io vado su Twitch potrò fare solo live, se vado su YouTube potrò fare live, ma il concept principale, il tipo di contenuto principale è il video. Quindi se io voglio fare video, mi voglio dedicare tempo a farlo con o senza faccia, come dicevo prima, allora andrò su YouTube. Se invece io non ho tempo di fare montaggio, non ho tempo o per qualche altro motivo non voglio fare i video ma voglio dare tutto me stesso in una diretta così a braccio in modo divertente o fare cose che starebbero meglio in diretta piuttosto che in un video registrato, allora vado su Twitch, ok? Ovviamente con tutti i pro e contro che ci stanno.